Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nel mio canale. Oggi siamo su Farming Simulator 19, serie Italia Lite Version. E prima di iniziare vi volevo ricordare come sempre di guardare i link in descrizione se volete raggiungermi durante le mie live nel mio canale Viola. Streamo tutti i giorni dal lunedì al sabato, trovate in descrizione il link. Se volete entrare a far parte del mio gruppo Telegram, la sala giochi di Nora, trovate il link. Se volete supportarmi con una donazione, trovate il link donazione. E se volete comprare Farming Simulator scontato, trovate il link per comprarlo su cdk.it oppure su Instant Gaming oppure ancora sul sito della Giants, che trovate anche tutti i DLC disponibili di Farming. Detto questo, mi raccomando, supportate la serie e buona visione! Ciao a tutti ragazzi, benvenuti nella mia piccola farm italiana della mappa Italia Lite Version, appunto. Allora, sono qui nella casina piccola, è un nuovo giorno, sono le 7 e 10 del mattino, possiamo cominciare a lavorare. Una bella giornata, un po' nuvolosa in realtà, però il tempo regge finché non piove. Allora, mi sono organizzata un pochettino. Off stream sono riuscita a fare qualche missioncine piccole, così, però sono riuscita a guadagnare circa 5.000 euro e qualcosa. Infatti vedete che sul conto ci sono già 37.000 euro, non sono pochini ragazzi, 37.000 euro per adesso, pian pianino vediamo, perché mi piacerebbe insomma per adesso fare soldi per comprare qualche terreno, dato che ne ho uno solo, ho il terreno numero uno. E poi vabbè, mi servono soldi perché mi devo organizzare per quanto riguarda il rifornimento di semi, fertilizzante, erbicida. Come vedete non ho nulla, vorrei metterli qua una volta che li acquisto, qualcosina da mettere qua in questi spazietti, perché mi devo arrangiare, lo spazio è questo in farm, quindi non è che ho molte alternative. Quindi cosa facciamo oggi? Volevo dare un'occhiata ai contratti. Quindi continuare questa volta che sto registrando, quindi fare qualche lavoretto magari così per guadagnare qualcosina. C'è il campo 10 da mietere e paga 3.700 euro. Ovviamente io, vabbè, affitto gli attrezzi che mi conviene. Direi che è quello che paga di più riguardo la mietitura. Ah no, c'è anche il 31 che paga un po' di più, ecco, il 31 paga 4.000 euro, sarà più grande, quasi quasi. Io presto oggetti, accettiamo intanto il contratto, però prima di andare a lavorare e fare questa missioncina, volevo iniziare un attimino qua i lavori in farm, perché ho il terreno 1 da arare, lo devo preparare per seminarlo, quindi devo ararlo. Lì ho l'aratro, qui ho il trattore che mi serve, il Massey Ferguson. Quindi prima di andare a lavorare da terzista e fare qualche missioncina, perché qua ci servono i soldini, voglio intanto iniziare il lavoro nel mio campo per prepararlo per la semina. Allora, fatemi guardare con F1 che non ci sia la creazione dei campi attiva. Permetti creazione campi. No, non è attiva. Perfetto. Se no faccio danni, non voglio rovinare i terreni di questa mappa che vanno bene così come sono stati fatti. Ok, togliamo F1, dispieghiamo l'aratro. Questo aratro è una mod, è molto molto comodo. Guardate che texture, sembrano un po' diverse da quelle di default, sono leggermente diverse, non lo so, mi sembrano a me. Allora, ariamo questo campo dove prima avevo raccolto la paglia, avevo fatto le balline di paglia, quelle piccole piccole carinissime, per curiosità l'ho voluto fare.
Ho guadagnato qualcosina, circa 3.000 euro, forse anche di più di 3.000 euro. Se sentite la mia cagnolina che tossisce, scusate, è anziana e ogni tanto gli viene questa tosse. Allora, stavo dicendo, quando posso off stream faccio qualche lavoretto. E adesso ne volevo fare uno, ne ho preso uno lì da mietere, perché dovendo rifornire la farm di pallet di semi, fertilizzante, calcio, insomma, sta roba qui, spenderò un po' di soldi perché queste cose costano. Allora ho pensato, faccio qualche missioncina che almeno ciò che devo prendere a livello di rifornimento me lo pago così con le missioni, perché avendo solo un campo e per ora la mia entrata è tutta qui, cioè la mia entrata dipende da questo terreno e le galline, però le galline devono fare le uova, ci vorrà un po', le ho prese da poco. Questa partita non è in un server, la gioco in single player, quindi ci vorrà un po'. Per fortuna non credo che i terreni costano tanto, devo dare un'occhiata perché sarei interessata a prendere quei terreni là, 3, 4 e 5. Anche il 2 non sarebbe male, o il 17, insomma. Solo che 3, 4 e 5 sono vicini, che riuscendo a comprarli si potrebbero anche unire. Forse, se c'è questa possibilità anche di unirli, chissà. Tanto sono più grandi di quel che si vedono in mappa, di sicuro. Ok. Per fortuna con questo aratro si ara veramente bene e anche abbastanza velocemente, non è che ci si mette chissà quanto. Dopo devo fertilizzare il terreno per prepararlo per bene alla semina. Devo fertilizzare, dare la calce, seminare e poi rifertilizzare. Però io non ho nulla, cioè non ho il fertilizzante, non ho la calce, non ho i semi. La seminatrice però è piena, perché l'avevo riempita. Però forse anche il resto devo guardare. Anche le altre cose sono, le avevo rifornite un pochino quando ho preso i macchinari. Che poi gli attrezzi credo di averli anche praticamente tutti noleggiati, li comprerò piano piano. Ho anche il debito, quindi devo anche pagare il debito, quello è l'obiettivo proprio primario. Oltre al fatto di comprare terreni, c'è anche l'obiettivo di dover restituire e ripagare il debito. Però con un solo terreno faccio veramente fatica, ho bisogno di altri, di più terreni per riuscire a ripagare il debito. Mi servono davvero un bel po' di soldi. Comunque è un piacere giocare, raga, in questa mappa, davvero, Se qualcuno ancora non l'ha provata, provatela, perché è veramente bella da giocare, anche in single player, sia multi che single player. A me piace veramente. Ci passo volentieri il tempo quando riesco. Non mi dispiace affatto. Ho praticamente finito, quasi finito di arare. L'ultima passata. Olè. Mi è scappato un ciuffetto. Vi ricordo, ragà, che ho
tre serie in attivo su YouTube, eh? Ci sono ben tre serie di farming, tre aziende che cerco di portare avanti: la Felsbrunn, la mappa Erlengrant e questo qua. Seguitele tutte se riuscite, che mi aiutate anche a crescere. Mi raccomando, guardate anche sempre i link in descrizione, perché troverete tanti link utili e importanti per raggiungermi nel mio canale Viola, dove streamo tutti i giorni da lunedì al sabato. Quando faccio i giveaway potete partecipare ai giveaway, perché metto sempre i link in descrizione, potete vincere qualcosina. Potete raggiungermi nel mio gruppo Telegram, la sala giochi di Nora. Ah, una cosa che manca, raga, che non ho messo, ci sto pensando adesso, è quello per lavare i mezzi, che mi sa che non c'è. C'è poco spazio, lo aggiungerò da qualche parte quando si potrà, perché comunque spendere quei soldi adesso per l'idropulitrice magari no. Aspetteremo di poterli spendere quei soldini là. Per ora ci teniamo i mezzi e gli attrezzi un po' sporchini, fa niente. Allora, il campo è stato arato. Lo devo fertilizzare con lo span di fertilizzante. Non ricordo se l'ho riempito oppure no questo span di fertilizzante. Adesso lo scopriamo, perché non me lo ricordo proprio. No, è vuoto. Va bene, allora lo molliamo lì, perché devo andare a fare rifornimento, quindi bisogna andare a fare shopping. Ed eccomi qua in negozio. Allora, è un po' affollato il negozio, raga, ma perché c'è la trebbia con la lama, il carrellino della lama, il cassone, e qui c'è anche il trattore che riguarda la missioncina che ho accettato. Questo span di calce è quello mio, quello che ho appunto affittato. Lo devo ancora portare in farm. Poi ho affittato questo rimorchietto, che è una mod. L'ho preso perché devo fare acquisti, quindi se mi devo rifornire dei vari pallet che mi servono, li metto qua, li carico su questo rimorchietto e me li porto in farm. Poi restituirò indietro, perché comunque non ho neanche spazio dove metterlo. Quindi apriamo il negozio. Allora, io direi di prendere intanto grandi sacchi. Prendiamone due di semi, facciamo le spese un po' per volta, perché la seminatrice in realtà non è vuota, qualcosina, quindi ne prendiamo due. Poi fertilizzante solido sì, perché ho lo span di fertilizzante che prende quello solido. Ne prendiamo 4, pazienza per i soldi. Devo fare soldi, devo trovare il modo di giocare un po' di più off stream. Calce viva, ne compriamo altri 4. Tanto abbiamo un solo terreno per ora, quindi devono anche bastare alla fine per un terreno. Erbicida dobbiamo prendere, per ora ne prendo uno solo, raga, costa veramente tanto, guardate quanti soldi. Allora, dove me li ho messi? Eccoli là, di qua e di là. L'erbicida dove me l'ha messo? Non so se l'ha preso in realtà, o per mancanza di spazio forse, mo vediamo. Allora, carico a mano perché c'è troppa confusione qua per girare con il Manitou, e se no ci metto una vita. Quindi, dove sono salita? Non lo so. Oh, non facciamo danni. Voglio solo mettere a posto questo pallet. Ok, facciamoglieli stare. Mettiamo a posto anche questo, che è fertilizzante. Poi devo vedere dove mettere tutta sta roba. Abbiamo 3 sacchi di fertilizzante. Stai buono. Quattro di calce.
Allora, il fusto di erbicida non me l'ha preso perché non c'era spazio. Va bene, lo ricompriamo. Tanto non ho speso nulla, dato che non me l'ha dato. Allora, erbicida 1. Ok. Infatti, eccolo qui. Prima non me l'aveva spawnato. È pesante questo. Forza, forza. Abbiamo mangiato spinaci. Ce la facciamo. Senza fare danni. Sistemiamo. Un attimo. Ecco, qui mettiamo la cintura così non si spostano più. Un attimino che li devo mettere da quest'altra parte questi. Anzi, no, spostiamo lui. E gli facciamo posto. Ecco qua, uno. Dovrebbe essere due, ma c'è il fusto che rompe le scatole. E quando lo prendi, cosa prende? Che fatica! Ok, è cascato questo. Tanta pazienza. È cascato di là, va bene. Aspettate che giriamo. Uffa, che casino. Ci sto litigando, tanto per cambiare con questi pallet. Ne sistemi uno, ne cade un altro. Oh, non sono caduti, almeno questi. Avanti. Una vuole fare le cose per bene e ti volano i pallet. Ok, dai che ne manca uno solo. Olè. Devo tornare in farm che c'ho da fare. E perché questo? Perfetto, così va bene. Blocchiamo tutto con le cinture. Ah, devo rispostare il rimorchio perché sennò così devo vedere anche di portarmi in farm lo spandicarce che adesso devo fertilizzare, ma poi dovrò anche dare la carce prima di seminare. Ecco qua. Carico fatto, soldi spesi. Se ne sono andati 10.000 euro, forse anche di più. Vabbè, adesso cercherò di riguadagnarli, raga, questi soldi con le missioncine. Vedrò di guadagnarmi i soldini. Allora, per tornare in farm, posso anche andare di qua e faccio tutto il giro esterno. Eccomi! Ingresso in farm. Addirittura d'arrivo arrivano i rifornimenti. Ecco qua. Sblacciamo le cinture. Allora prima magari mi avvicino ancora un po'. Ecco qui. Allora, ok. E devo sistemarmi la roba. Qua ci sono i semi. Che se va bene io metterei qualcosina qui, tanto sono solo due. Ui. Ogni tanto si va su. Ok, non ci va quindi così. Non mi piace, non mi piace questa cosa. Allora lo mettiamo qua. Lo mettiamo qui da parte. Facciamo così. Ecco
Ecco qua, i semi stanno qui. Poi, allora, semmai qua fuori, sai che tengo? Tengo uno di carne. No, vabbè che... Vabbè, facciamo così. Teniamo qua uno di carce, perché se servirà lo prendo poi. Che lo span di carce forse un pochino qualcosina. Vedremo. Ce ne vanno due così qua, chissà. Dovrebbe mi sto portando via tutto. Strettino, no, ci stanno, dai che due ci stanno, ottimo. Ritengo io perché non è facile. No, devi metterti dritto. Casca bene, ok. Perfetto. Così già sono più ordinati. Allora, il fertilizzante è completamente vuoto. Quindi magari rimettiamo un attimo qua. Che carichiamo lo span di fertilizzante con almeno due pallet. Quando avrò più soldi, poi ne comprerò qualcosina in più, ma tanto lo spazio qua questo è. E vediamo dove mettere anche l'erbicida. Quasi quasi l'erbicida, raga, lo tengo qua fuori. Ok, allora, dato che io questo rimorchietto l'ho affittato, lo torno indietro perché non ho spazio dove parcheggiarlo al momento, quindi tra le cose noleggiate un po' tutte, questo qua torna indietro, ecco qui. Perfetto, e adesso posso riprendere i miei lavori. Devo fare la missioncina, raga, però niente, adesso fertilizzo il mio terreno e la missioncina del contratto la farò nel prossimo episodio. Uè, dove vai? Perché non ce l'ho il tempo di fare anche la missioncina, allora. Carichiamo questo span di fertilizzante. Credo che due pallet li fa fuori. E neanche tutto si carica, eh. Infatti, 62%, va bene lo stesso. Terreno 1 ne ho. Mi basta. Allora. Spandiamo fertilizzante dappertutto. Chissà qui gli operai come si comportano, lo sta prendendo, lo sta prendendo. Nel senso che dato che i terreni non sono proprio come quelli di default, spero che non impazziscano quando una mette l'operaio che lavorino comunque bene. Guardate che c'è anche l'effetto del terreno sul terreno arato. Che ballicchia perché la terra è stata smossa. Faccio gli esterni e poi fertilizzo l'interno che faccio prima. Voglio seminarlo a soia, questo qua. Ci guadagno i soldini, anzi i soldoni.
Come ho detto prima, off stream, poi comunque delle altre missioni le farò anche, raga, perché devo assolutamente tornare su con i soldi per aver adesso speso più di 10.000 euro per i rifornimenti. Ma non avevo nulla. Ho solo questo terreno, devo fare tutti i trattamenti necessari perché renda al meglio. Dovrei anche mettere il rafano oleifero se proprio voglio tirarci fuori il meglio, però troppo lungo mettere il rafano oleifero, va a finire che i tempi si allungano davvero tanto. Ecco che passa il treno. Ecco qua, io ho quasi finito. Non ci si mette tanto comunque a fertilizzare un terreno del genere con questo spandifertilizzante. Ho fatto un giro tutto attorno al campo e due all'interno e ho già finito. A posto. Dovrò dare la calce e poi seminare. Ok, le galline credo che siano a posto, gli diamo un'occhiata. Produttività 59%, eh sì. Vi ricordo che qui per raggiungere il massimo di produttività con le galline bisogna che gli dia anche barbabietole da zucchero o carote, semi di soia, mais e orzo. Adesso vedremo, piano piano mi organizzerò anche per questo perché magari se faccio qualche missione dove si devono raccogliere tipo le carote, le barbabietole, ciò che resta lo porto qua dalle galline perché se no al 100% non ci si arriva. Adesso pian pianino mi arrangio. Allora, ragà, io spero che questo episodio vi sia piaciuto. Vi ricordo di spolliciare, di commentare. Io quando posso leggo e rispondo. Grazie a tutti quelli che intanto nei precedenti video hanno commentato, mi salutano. Vi ringrazio tantissimo anche per il supporto che mi state dando qui su YouTube. Io vi ringrazio per aver visto l'episodio. Vi ricordo di guardare il link in descrizione. E alla prossima. Ciao a tutti!